Non so voi, ma se c'è un posto che ho sempre trovato spaventosissimo, quello sono gli hotel. Posti dove dovresti rilassarti, ma non puoi perché alla fin fine non è mica casa tua. Non solo, ma non saprai mai chi ci sia nell'altra stanza, che tipo di persone condividono il piano con te, se ci sia una telecamera nascosta nel bagno o se qualcuno, ignaro a te, abbia una chiave della tua porta. Gli hotel sono una rappresentazione di un qualcosa di transitorio. Sono uno spazio di passaggio dove si finge un pochino di essere a casa, dove in realtà hai tutto ciò che ti serve per rilassarti, ma non puoi farlo perché devi prepararti per ciò che ti aspetta. Ho alloggiato da solo in qualche hotel un paio di volte e ad essere sincero, camminare attraverso i corridoi che sembrano eterni nel cuore della notte mi fa sentire molto piccolo, esposto e soprattutto isolato dal mondo esterno. Detto questo, se avete mai vissuto esperienze da soli in qualche hotel, fatemelo sapere. Tornando a noi, il 31 maggio 2023, l'utente di ModDB, noto come Heaven, ha pubblicato una mod per Doom 2 chiamata Hotel, The Lost Contact. E si sa poco su questa mod. Si sa solo che le sue dimensioni sono di 155 MB, il che è abbastanza per Doom 2. Ovviamente, se conoscete altre mod disturbanti di Doom, non indugiate, fatemelo sapere perché io sono sempre curioso. E sì, sto già lavorando per Entai Doom. Ma detto questo, scarichiamo il file WAD da questo sito, lo trasciniamo in GZ Doom e ci immergiamo direttamente all'inferno. Per aiutarci in questa nostra fantastica avventura, avremo bisogno di un'armatura come si deve. In nostro soccorso c'è Pumpling, che con questa spettacolare maglia ci aiuterà in tutta la nostra avventura, e anche quella che ho sotto, perché nel senso l'ho messa apposta. Ma su Pumpling potete trovare felpe, maglie, tazze, taccuini, penne, di tutto. E con il mio codice sconto, Gematria, tutto maiuscolo, potrete ottenere uno sconto ulteriore su tutto il sito, delle calze gratis, ma ovviamente supportare anche tutto quello che facciamo qui. Quindi adesso mandiamo la sigla, ringraziamo gli amici di Pumpling e iniziamo. Buonasera, visualizzazioni e bentornati in questa nuova puntata di Sottobosco. Hollow Heaven ci ha lasciato un file di documento per spiegarci che cosa sta succedendo in questo gioco. Il 13 maggio 1989, verso le 21, è stato avvertito uno sparo nell'Hotel Rogers e una squadra SWAT è stata inviata per prendere il controllo della situazione al 12° piano. Poco dopo l'invio della squadra, le comunicazioni sono diventate mute. Prima di questo, però, gli agenti hanno sentito rapidi colpi di arma da fuoco per un breve periodo e da allora è stato tutto silenzioso. Prendiamo quindi il controllo del giocatore, che in questo caso deve introdursi all'interno dell'hotel e riportare tutti gli uomini presenti fuori dall'hotel vivi. Questa mod contiene elementi espliciti di violenza, gore, turpiloquio, uso di sostanze, immagini e suoni disturbanti. Che cosa potrebbe mai andare storto? The Hotel, Lost Contact. Devo essere sincero, ho particolarmente apprezzato il fatto che ci fosse un prologo. Inizio a capire come mai questa mappa pesa così tanto. Scelgo quindi la difficoltà, la più alta possibile ovviamente, tanto che è censurata e mi esce fuori un "Sei sicuro?". È davvero tutto troppo strano, non sembra nemmeno di star giocando a Doom. Al posto della percentuale della salute c'è un elettrocardiogramma, i proiettili sono davvero pochi. Al momento siamo armati della pistola base, ma c'è qualcosa di davvero strano. I movimenti sembrano quelli di un gioco indie horror, ma non quelli di Doom, sono troppo veri per poter essere quelli di Doom. Ma poi dove sono? Pare una backroom. Vabbè, non pensiamoci. Leggo rapidamente il briefing della missione, gli sparo e mi dirigo altrove. Mi trovo davanti a una porta con su scritto "Don't open". Madonna! Stiamo calmi, stiamo calmi. Non abbiamo ancora fatto mezzo passo e già ci sono suoni di bestie enormi. Comunque è vero, ti senti piccolissimo all'interno di questo hotel. È devastante. La maggior parte delle porte sono chiuse, non sembrano potersi aprire. Qui ci passeremo dopo. Questo posto invece mi sembra stranamente familiare. Questo posto l'ho già visto da qualche parte. Continuando ad esplorare, però, mi trovo davanti a un qualcosa di preoccupante.
un buco nel muro, con quella che sembra essere a tutti gli effetti una porta nella mappa per far passare qualcosa, ma non certo me. Un distributore di Pepsi rovesciato, insomma. Tutto ciò che serve per farti venire un cardiopalma. Comunque sia, anche avvicinandomi non è successo niente. Sarò stato io prevenuto, andiamo avanti. Qui serve una chiave blu, ma sento qualcosa. Sembra della musica. E sinceramente ho temuto che fosse la colonna sonora di Sed Satan, perché ci assomigliava veramente tanto. Apro quindi questa porta e... Piano. Madonna, ragazzi, due colpi e mi ha quasi fatto fuori. Pazzo completo. Entro nel bagno, ma sento qualcosa strisciare per terra. Un rumore davvero molto strano. Oh madonna, ma che è? Sto giocando da soli 5 minuti e già non si capisce niente. C'è un particolare, però, di cui non mi sono accorto prima di adesso. Il grado di realismo del sangue. Effettivamente, dando per scontato che non sarebbe successo niente, ho tappezzato tutto il pavimento e il muro. Entro nel bagno buio e prendo una scatola di antidolorifici. Dubito ovviamente che questa gente li abbia utilizzati per il mal di testa. Esco fuori e... Senza nemmeno passare dal via, mi ha solo toccato. Qualsiasi cosa fosse, mi ha fatto prendere un infarto. Riproviamo. Questa volta ce la speedrunniamo un po' di più. Vediamo se ci riusciamo. La Madonna incoronata Vergine. Si ritenta. Vediamo che cosa riusciamo a tirare fuori. Questa volta l'infame non esce. Meglio per lui. Si sente il suono di un elicottero ed entro in una stanza veramente tanto lurida. Oh, sneakers! Very nice, Shiza-chan! Apro una porta e mi ricordo che forse un controllino dal cardiologo lo dovrò fare dopo oggi. Madre di Dio, gli ho fatto volare la testa! Comunque sia, il fatto che io finora abbia soltanto questa pistoletta mi urta tantissimo. Ho il coltellino! Diventa CSGO? Si gode! Zac, 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 zac. E finalmente, dopo tanto girovagare, scopro da dove arriva sto concerto infinito. Oh sì, Pepsi. Oddio mio, questo gioco è veramente malato. Vabbè, rubiamogli gli antidolorifici perché serviranno più a me che a lui. Comunque però sto coltellino è stato 1000 volte meglio della pistoletta. Tu non t'azzardare a uscire. A un certo punto nel mio girovagare trovo dei nastri della polizia, ma non sono da solo. Questo affare che ho appena accoppato si chiama Bloodcrawler ed è il secondo nemico più maledettamente veloce del gioco. Al primo ci arriviamo con calma. Ma pure i ragni, che schifo, madò! Madonna, ma non si può stare in pace mezzo secondo qua. Arrivo in altri corridoi, questa volta la tinta è un po' più sul verde bluastro. Non so nemmeno io che giro ho fatto esattamente, ma più proseguivo, più il gioco diventava disturbante. Si sente anche il pianto di una donna. Tutto sta diventando sempre più macabro. Guarda che chiazza enorme che c'è qua. Ogni stanza di questo albergo che mi trovavo davanti nel corso del tempo diventava sempre più atroce, sempre più alto il consumo di alcol, sostanze, chiazze ovunque, sempre peggio tutto quanto. E a questo punto ho iniziato anche a fare quello che poi avrei fatto per 4 ore di fila in questo gioco. Girovagare senza meta in cerca di qualcosa, in preda alla confusione più totale e pensando anche che il gioco fosse tutto qui. Mi sbagliavo e anche di grosso. Dopo tanto girovagare, arrivo all'interno di uno spazio nel quale trovo munizioni, casse e una chiave blu. Un'enorme chiave blu, quanto è grossa sta porta. E ora buona fortuna a capire cosa aprirà mai quella chiave in questo spazio immenso labirintico e tutto quanto uguale. Ma che bello! Inizio quindi a girovagare come il peggiore dei rintronati e inizio ovviamente ad aprire qualsiasi porta mi si pari davanti. Un poliziotto, un enorme poliziotto tra l'altro, che giace senza vita per terra e continua a seguirmi. Dopo pochissimo vengo assaltato a sorpresa. Maledetto, veramente, maledetto.
Qui ho iniziato a provare davvero un fastidio forte. Ho perso il conto delle volte che ho ricominciato questo punto. Ogni volta trovavo qualcosa che mi faceva capire quanto il Padre Eterno in realtà sia soltanto un'invenzione dell'uomo, perché se esistesse veramente, non avrebbe mai permesso a nessuno di generare questo supplizio. Con il coltellino e basta, poi c'è veramente una prepotenza ingiustificata. A un certo punto trovo una stanza completamente rossa, con chiazze su tutti i muri e oh 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 oh. Ora sì che si ragiona. Madonna che botta, ragazzi. Con quel giovanotto insieme a me, tutte le mie insicurezze spariscono immediatamente. E non parlo soltanto di quelle legate al gioco. Anche quelle legate all'infanzia, alle medie, alle ragazze che mi hanno rifiutato. Ricordatelo, non sei brutto, sei soltanto disarmato. E questa battuta, oltre a essere fuori luogo e insensata, è anche da galera. Ho fatto un macello con questo affare in mano. Giuro su tutto ciò che c'è di più sacro. Ritrovo finalmente la porta blu dopo un lungo cercare. Entro e... Beh, minchia, siamo sul TG nazionale, ragazzi. Ragazzi, sorridete. Trovo anche una chiave rossa, che ovviamente aprirà una porta rossa. Qui mi sono reso conto che il gioco aveva molto di più da farmi provare e che ho girato per un'infinità soltanto nella sala d'attesa, chiamiamola così. I corridoi sono disseminati di corpi senza vita, pozze di sangue e tanto altro. Ma ciò che attira maggiormente la mia attenzione è una sola cosa: una mitraglietta in fondo a una stanza. E fa anche la sua porca figura. Trovo finalmente questa chiave gialla e mi fondo ad aprire la sua porta. Madonna che buco nel muro. Chissà dove conduce. Dio mio, che antro maledetto. Continua a strisciare un po' ovunque fino a che... Io all'inizio scherzavo quando facevo tutte quelle battute sulle backroom, su tutto, cioè mi dovevo fare i fatti miei. L'atmosfera adesso è molto più pesante. Tutto di botto. Quella che doveva essere una semplice missione per togliere delle sostanze a dei tossici armati si è trasformata in un qualcosa di molto più spaventoso. Girovago un po' e trovo un pulsante che apre una porta, che anche qua, chissà dove sta, ma dettagli. All'interno di quest'area sono costantemente attaccato da qualsiasi cosa, ma soprattutto da questi affari. Penso, in anni di videogiochi e non, di aver preso raramente dei colpi così forti, tanto quelli che mi hanno fatto provare questi affari qua. Trovo un'armatura e inizio a capire che questi buchi neri sui muri sono gli spazi che questi affari usano per spostarsi velocemente e braccarmi. Sono schifosamente veloci e forti. Fanno veramente paura. Mi ficco quindi in un tunnel e... Che dire! Entro nei bagni e mi cago sotto per il mio stesso riflesso. Ottimo così, sempre allerta. Con la chiave rossa riesco ad aprire una porta che mi fa entrare in questo posto. Oddio, madonna, un delirio fatto e finito. Qui, oltre a un'infinità di scarti di demonio, trovo un'altra chiave blu. Ed è qui, cari ragazzi, che ho girato per circa 2 ore e mezzo senza capire niente. Vi auguro di non passare mai ciò che ho passato io in quelle 2 ore. Una frustrazione allucinante. Ed è qui che mi sono arreso. Spento e mi sono andato a mangiare qualcosa perché veramente non ce la facevo più, ma non poteva finire così. Faccio ripartire tutto e torno alla carica. Riesco a trovare un'altra entrata che mi porta a dei bagni disgustosamente pieni di gente strafatta e roba atroce, ma a un certo punto mi viene in mente una cosa: ma questo supplizio, ma ce l'avrà una mappa? E certo che ce l'ha, grazie a Dio tra l'altro. Mi sono così tanto abituato a giocare mappe infami che ormai alla mappa nemmeno ci penso più. Questa volta invece c'era ed era fatta anche abbastanza bene. Grazie a questo mio girovagare con la mappa attiva, riesco finalmente a capire che di porte rosse in realtà ce n'erano due. Se non l'avessi aperta, voglia cercare. Finalmente trovo l'ultimo pulsante per potermene andare da qui. E anche questo quadro. Vabbè, vado verso la luce e finisce qui il tutto. Ostilità eliminate, 87 su 114. Segreti trovati, 1 su 8. Strumenti presi, 30 su 42. Per essere la mia prima partita, mi ritengo molto più che soddisfatto, soprattutto a difficoltà massima. Devo dire la verità, questa mappa mi ha fatto provare innanzitutto una paura che non provavo da abbastanza tempo, un senso proprio di irrequietezza che non provavo da tempo. Ma in generale mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Nella sua semplicità, perché per quanto piena di cose strane e solitamente mai viste, è comunque semplice, però funziona. Se te la giochi al buio, da solo e con la giusta immersione, riesci
riesce davvero a spaventarti e allo stesso tempo a metterti alla prova, perché è difficile. Approvo al 100%, è stata davvero intensa da provare. Ovviamente però fatemi sapere che cosa ne pensate voi, ragazzi. La conoscevate già? Ne avevate già sentito parlare? Fatemelo sapere. La puntata di Sottobosco di oggi penso che possa volgere al termine. Io ovviamente vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi. Qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può servirvi e per il resto, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima.